Segui Cristo così come sei. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata, carissimi amici. Anche oggi lasciamo che sia la parola di Dio a portare la pace e la gioia nel nostro cuore. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, dal versetto 18 al 22. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori, e disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Amen. Carissimi amici, oggi come liturgia ricordiamo Andrea, fratello di Simon Pietro, e la sua chiamata. Sappiamo, abbiamo ascoltato, che è uno dei primi quattro discepoli, chiamato proprio finché era lungo le rive del mare di Tiberiade, finché svolgeva la sua professione insieme a suo fratello Simone di pescatore. Gesù passa, li vede e li chiama: «Venite dietro a me». E oltre alla chiamata c'è già un progetto: «Vi farò pescatore di uomini». Andrea ha il coraggio di seguire Gesù, il coraggio di accogliere la sua chiamata, senza sapere dove stava andando, dove sarebbe andato, e anche non sapeva, non aveva coscienza di chi era questo Gesù, Yeshua, questo rabbì di Nazareth. Ma ha detto sì. Infatti pensate che il nome Andrea in greco deriva da Andreian, un altro sostantivo che significa coraggio. Andrea ha avuto il coraggio di seguire Gesù, di lasciare quello che stava facendo. Ma un aspetto molto bello è che Andrea non si è dovuto preparare. È stato chiamato così come era. Altre volte lo abbiamo visto quanto differisce la scuola del maestro, del rabbì Yeshua, Gesù di Nazareth, dalla scuola dei rabbini. Perché nella scuola dei rabbini, quindi di queste scuole al tempo di Israele, dove si insegnava la Torah, l'interpretazione, la preghiera, in quelle scuole era il discepolo che sceglieva il proprio maestro, che faceva un periodo di apprendistato, di prova, e poi il maestro valutava se accoglierlo oppure no. Con Gesù è totalmente l'opposto. È il maestro che vede il cuore del discepolo, lo chiama così com'è. Non vuole una prova. Vieni. In Gesù noi vediamo un amore incondizionato, una chiamata tale e quale come noi siamo. Una chiamata che non vuole, quando tu sei chiamato, che tu sei diverso, ma ti accoglie così come sei, perché sa che quando inizi a seguirlo cambierai, sarai un'altra persona, sarai coraggioso come Andrea. Seguirlo cosa significa? Non significa lasciare il tuo lavoro, la tua casa, la tua famiglia, andare a chissà dove per evangelizzare. Ma nel tuo cuore sì che devi fare questo gesto. Mettere in disparte i nomi, le persone, le attività, i tuoi progetti, i tuoi sogni e dire: «Gesù, io ti seguo. Gesù, tu sei importante per me. Credo nel tuo progetto, credo nella tua chiamata», perché essere cristiano è una risposta ad una chiamata, non è una continuazione di una tradizione dei nostri genitori, dei nonni, dei bisnonni, degli italiani o di chissà chi. È una chiamata e noi oggi dobbiamo prendere coscienza che siamo cristiani perché Gesù è passato, sta passando anche oggi vicino a noi e ci chiama per nome.
e ci vuole così come siamo. Non preoccuparti, sei sporco, non ti piaci, non ti accogli. Gesù ti ama come sei e vuole che camminando con Lui tu possa essere trasformato. Grazie Signore Gesù per la tua chiamata, perché anche oggi tu passi nella mia vita, come sei passato nella vita di Andrea, di Simone. E mi dici, seguimi, vieni dietro a me. Signore, nel mio cuore io ti rispondo, rinnovo il mio sì. E ti chiedo che il tuo Spirito Santo mi doni il coraggio di essere un cristiano autentico, il coraggio di seguirti, il coraggio di metterti sopra ogni altro nome nella mia vita, di innalzare te. Vieni, vieni Spirito Santo, infondi nel mio cuore il coraggio di aderire al progetto di Dio, come Lui ha scelto per me il meglio. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, cari amici, ecco il bellissimo slogan di oggi. Segui Cristo così come sei. Seguiamolo senza pretendere di essere diversi, perché è Gesù, la luce vera, che ci illuminerà la strada e che ci cambierà giorno dopo giorno attraverso la sua parola. Amen. Oggi vogliamo anche annunciarvi un incontro che faremo questa domenica, 3 dicembre, qui a Strona, chiamato Gesù Vive. Un'esperienza proprio nella prima domenica di Avvento, un'esperienza non online, ma un incontro di preghiera nella nostra sala Betania per invitare il Signore Gesù nella nostra vita, un Dio che è vivo, un Dio che guarisce, che risana e che è in mezzo a noi. Grazie che mi avete accolto, buona giornata, a domani, ciao! Parlami Signore, ti ascolto.